Ok, riprendiamo da un nodo che avevamo visto tempo fa, il nodo quello sbagliato, il nodo troppo semplificato rispetto al doppio inglese che serviva solo per vedere come legare due corde con un nodo semplice. Proviamo a questo punto a fare un piccolo esercizio di fantasia, ovvero se qua invece di avere, diciamo, la corda che si separa, casualmente dovesse capitare che il dormiente della corda verde si è attaccato a quello della corda bianca. Che cosa succede? Che abbiamo fatto una nostra prima asola. Quindi, casualmente, questo nodo semplice che abbiamo fatto per legare fra di loro due cime può essere anche utilizzato per andare a formare un'asola? Sì, e andiamo a vedere come. Allora, cosa facciamo? Prendiamo la nostra corda verde e dovremo fare un lavoro di questo genere, cioè la doppiamo, immaginiamo che qua sia tagliata e di dover collegare tra di loro queste due corde, solo che, ops, non lo so, sono una corda sola. Come si fa? Faccio il mio primo nodo semplice, lasciando ovviamente tutto lo spazio che mi serve da questa parte, se no il nodo non viene. La parte che torna indietro la facciamo rientrare all'interno del primo nodo e quindi la parte, questa qui, rifaccio il nodo semplice a cavallo del dormiente della corda per ottenere quindi un nodo uguale ma ribaltato da questa parte. Quindi prendo, parto su e vado a chiudere. Nodo da questa parte, nodo semplice da questa parte, i due nodi scorrono fra di loro, tiro ed ecco qui sono riuscito a fare la mia prima asola, usando semplicemente due nodi semplici. Mi raccomando, vale sempre la solita raccomandazione, non utilizzate questo nodo per impieghi seri, stiamo facendo vedere questi nodi soltanto per far prendere dimestichezza a chi è totalmente digiuno di nodi, per far vedere come con un banale nodo semplice ci sono diverse possibilità che le corde ci mettono a disposizione. Quindi è un corso molto 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 base, solo per, diciamo, il maneggio della corda. Non utilizzatelo, mi raccomando, per impieghi troppo seri. Se vogliamo, rispetto a questo nodo, avere un qualcosina di un po' più sicuro, possiamo andare a fare la stessa cosa che avevamo fatto con il nodo di partenza, cioè quello che ci aveva portato a fare il doppio inglese. Invece di utilizzare un nodo semplice, andiamo a usare un doppio nodo. Parto con il mio doppio nodo, torno indietro, sperando di avere abbastanza corda, e a questo punto faccio il doppio nodo da questa parte. Ed ecco qua, è un po' corto, ma si riesce a capire lo stesso. Allora, ho praticamente un doppio nodo, la corda entra, fa il doppio nodo, torna indietro, ed eccolo qui. Quindi a questo punto posso tirare, il nodo può scorrere. Quando arriva qui il nodo, il doppio inglese, si serra e sono riuscito a fare la mia asola. Questo ovviamente è molto più sicuro di quello di prima. Mi raccomando, provateli sempre prima. Alla prossima!